tutti cani miei e bentornati sul canale. Io sono Ali e oggi faremo un lavoretto. Non le solite costumizzazioni di LOL, non ridete. Faremo, non ridete, una distribuzione, un distributore di Intimo. Allora, prima di tutto, scusatemi per i capelli, ma oggi avevo un po' male di testa. Voi, forse qualcuno di voi dirà, non lo facevi il video? No, perché da un po' di giorni che non ne faccio, quindi oggi è arrivato il giorno. Allora, non sono nella mia cameretta, nel mio laboratorio, e sono qui sul letto perché sono in vacanza e questa è la mia casa vacanza, cioè mia casa. Siamo qui a Villa Piana. Se avete visto il video precedente spiegavo tutto meglio, quindi non mettete i miei capelli per favore. Allora, quali sono gli ingredienti? Allora, pennarelli, scusate un attimo, una forbicina, ho delle forbici e mi sono trovata delle forbicine, o se avete un taglierino è meglio. Dell'Intimo e la cosa fondamentale, un pacco così. Questo è un pacco di Pringles, ovviamente grazie a tutti i sottofondi. Poi la cosa bella è che oggi, ieri, sono venuti i vicini a fare i lavori, ma cioè non vengono mai questi vicini, da 100 anni che non vengono, sono arrivati mentre mangiavo. Allora, un pacco, io ho questo pacchetto di Pringles, ma voi potete avere una cosa come volete, anche se non si apre qui, non è per me. Però se si apre è meglio. Allora, cosa faremo? Allora, io l'ho lavato, l'ho già detto anche prima. Allora, prendiamo le nostre forbicine e andiamo a rifinire il contorno, che vedete come non è andato. Ecco, andiamo a rifinirli, a tagliarli. Poi, anche se non esce proprio perfetto, però poi un giorno vi porterò al mare con me. State tranquilli. Allora, io sto rifinendo i bordi. Ok, se avete un po' di scotch è meglio. Io qui molte cose le ho portate da casa, perché qui non abbiamo niente, perciò qui è un po' rovinato, però adesso che vado a casa magari lo aggiusterò. Voi cercate di non la colla caldo, per esempio, se no vabbè, così starà per ora. Fatto le rifiniture di sopra, andiamo a tagliare questa parte. Aspettate, prendiamo un pennarello nero, già in questo caso ce l'ho nero. No,
insomma un po' più troppo grande. Ok, magari un po' più grande. Sì, così è perfetto. Allora, tracciamo la riga dove dobbiamo tagliare. Ho tracciato così. Così. Tracciamo la riga e dopo andiamo a ritagliare. E adesso mi faccio aiutare dai miei genitori, perché fatelo anche voi, non fatelo mai senza adulti, perché poi è un po' duretto. Vi ho detto, se avete un taglierino è ancora meglio. Io non ce l'ho e fa niente, mi arrangio. E noi ci vediamo dopo. Colini, eccomi tornata. Questa è stata la tagliatura. Comunque il risultato è stato questo, è il risultato. Allora, voi usate, mi raccomando, le forbicine arrotondate. Io usate queste, le forbicine piccole, non tagliavano per me. Ho usato quelle, però usate quelle arrotondate voi. Se avete dello scotch, attaccatelo al bordino, io non ce l'ho, e anche qui, così sarà più carino. Io non ce l'ho, mi dispiace. Ora ci abbiamo fatto questo, la parte più fondamentale. Facciamo colore, io coloro di nero, che poi gli altri colori non prendono. Mi dispiace, perché questo è un pennarello indelebile. Gli altri colori, se io avevo dei fogli, attaccavo, e lo scotch, attaccavo lo scotch al rotolo e attaccavo lo scotch al rotolo, era meglio. Che sto dicendo, scusate, ma non mi sento tanto bene, quindi sono un po' assonnata. Se avevo un foglio, lo mettevo su tutto il rotolo, o della gomma crepla, mettevo sul rotolo e con lo scotch l'attaccavo, lo coloravo, era molto più facile. Però non ce l'ho, allora dovrò usare il pennarello nero in indelebile. Mannaggia i cavoletti di Bruxelles. Ma intanto cosa devo fare? Sto, non dipingo bene, ma non fa niente, dai. E vabbè, ci vediamo dopo. Allora, non l'ho pitturato tutto, come potete vedere, però è un po' stancante, però lo pitturerò, ve lo prometto. Allora, questo, se non guardiamo qui, questo dovrebbe essere il risultato, ma non è proprio, sto vedendo se non mi ero spostata, non è proprio il risultato completo. Per dare un tocco carino, in questo caso sono amante delle rose, io gli do un tocco lollizzato. Ognuno se lo personalizza, eh. Allora, qui ci sono degli stickers, ecco, ce ne andrò ad attaccare sopra, ovviamente solo sulla parte nera per ora. Allora, qui ci sono un sacco di diamantini, ne potrei mettere qualcuno qui. Ecco, guardate, ho messo un diamantino,
giallo e cerco. Cerco proprio te. Sì, sì, cerco, credo che sia proprio Alice. E poi si sì, meraviglia. Tutti me la dicono. Perché no, dai. Ora, ma sì, dai, abbondiamo con i diamantini. Prendiamone un altro e ancora uno. Aspetta. E ancora uno. Allora, uno qua. Sì, che carino. Anche qui. Dai, sento. Molto chic. Poi se avete lo scotch colorato, vedete, non è molto carino. Perché poi non è uscito nemmeno molto preciso, ma vabbè, non fa niente. Quindi se avete lo scotch colorato è più carino. Mettiamo anche questo. Un piccolo pezzo e una vill. Quale cerco però? Le villine! Sì, che carina questa. Cerco questa, mettiamola qui, sono forse un po' più vicina, però non fa niente, dai. Qui ci sono anche tante note musicali, ne metto qualcuna. La 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 la. Ecco qui, guardate che carino, a me mi piace molto. Arriviamo alla parte finale. Ecco così, queste sono le mie mutandine. Le mettiamo qui dentro. Mettiamo un'altra. Peccato che non ho quella con gli arcobaleni. Lo so, è un po' imbarazzante, ma si va tutto per il tipo. Una con la giraffina. Sì, è una bandina molto carina. È un po' imbarazzante. Però. Ma non potete metterci anche calzine, canottiere, reggiseni, anche per voi maschietti, non solo per voi. Mettiamo e voilà. Dov'è stato? Poi colorerò anche questo, credo che lo colorerò di fucsia. No, non quello, come immaginavo. Voilà! Qui, da qui esce l'intimo, proviamolo. Wow, è perfetto per i viaggi. Lo lavate. È tutto lavato, È perfetto, è stato un vero successo. E dopo escono le altre, guardate. Escono le altre. È stato davvero utile e molto bello, anche per riciclare. Bene, coalini, spero che questo video... Io continuo. Ma, vabbè. Spero che questo video vi sia piaciuto. Io vi mando un bacione, un cuoricino. Iscrivetevi al canale. Cliccate la campanellina. E se non mi seguite su Instagram, andatemi a seguire. Mi chiamo Marilena206. E io vi saluto, ci vediamo al prossimo video, ciao!